caso. L'ho visto in pronto soccorso, mi ha telefonato il medico del 118 che l'ha soccorso più vicino in città, e mentre in una riunione ha avuto un'emicaresi destra, l'ho visitato in pronto soccorso, è afasico, ha una grave emicaresi destra, ha un NIH di 18 ed è vigile, verosimilmente, non so di fattore di rischio, verosimilmente dovrebbe essere una lesione ischemica. L'aspetto è 10. Perfetto. E quindi comunque candidato, quanto tempo è passato? Mezz'ora. Siamo in piena. È giustissimo che sia 10. Abbiamo soltanto a vedere le altre immagini, ma dopo semmai le vediamo meglio in elaborazione. Quindi facciamo protocollo, facciamo aggiustare per funzione. Verifichiamo che sia un vaso grosso chiuso, ma verificarlo chiuso. E vediamo quanta penombra ischemica può esserci per cui decidere. Anche se mi viene da dire che se non è così alto è probabile che sia un grosso... Verosimilmente sì. Quindi in questo caso farei in questo modo. Farei la vena e poi probabilmente la porterei in sala angiografica per poi provare a fare anche... Per guadagnare tempo rispetto al reparto. Andiamo a vedere le lavorazioni di là. Le mappe sono arrivate. Per fusione c'è un mismatch, c'è un'area che... il cuore ischemico, questo ha un volume ridotto, però c'è una penombra piuttosto ampia, da vedere così, vedi qui, c'è una penombra ischemica, ma anche quindi considerato intorno. I tempi, considerato la clinica, sì. Facciamo la venosa, la facciamo giusta, la cosa è fare la vena e portarla in sala angiografica. Ecco, la cosa importante è M1 e pervio. Sì, è un ramo molto periferico chiuso. Sì. Però merita l'osservazione sala angiografica, quindi avverto gli infermieri che ci preparino il farmaco, lo somministriamo giù e poi vediamo se la angiografica se è sufficiente per ricanalizzare. Se è ricanalizzato, se è il caso di andare avanti con la porzione. Entro 20 minuti si dovrebbe decidere se andare o meno. Va bene, facciamo di corsa. Va bene. Buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento in diretta con Sant'Anna in video incontri a tu per tu con i professionisti della sanità ferrarese. Questa sera parleremo di ictus, soprattutto si parlerà di diagnosi e di terapia praticamente tempestiva da casi da ictus, e lo faremo con l'equipe dello stroke team della Sant'Anna, dell'azienda ospedaliera Sant'Anna di Ferrara. Sono ospiti nei nostri studi e naturalmente speriamo che da casa arriveranno molte telefonate. Intanto ringrazio di essere qui a questi professionisti, partendo dalla dottoressa Valeria Tugnoli, direttore facente funzione dell'unità operativa complessa di neurologia del Sant'Anna. Buonasera, buonasera, benvenuta. Al dottor Stefano Ceruti, direttore dell'unità operativa complessa della neuroradiologia, sempre dell'azienda ospedaliera Sant'Anna di Ferrara. Buonasera e benvenuto. E al dottor Andrea Saletti, responsabile della neuroradiologia interventista, sempre dell'azienda ospedaliera Sant'Anna di Ferrara. Con loro questa sera cercheremo di capire qual è la loro operatività. Noi li abbiamo praticamente già visti al lavoro, questo è quello che abbiamo registrato proprio in questi giorni con la troupe. Siamo andati a vedere come funziona appunto all'interno di Cona questa unità, stroke unit, stroke team, dopo vedremo di chiarirlo. Quindi parleremo di ictus, vi ricordo i numeri per fare le telefonate, per intervenire da casa, lo 0532 90 89 35, ma potete anche mandarci degli sms con il 342 392 82 52, comunque li potete vedere in sovrimpressione. Allora, abbiamo capito che una diagnosi veloce è importantissima per intervenire. Però prima di spiegare un po' qual è il vostro lavoro, cerchiamo un po' di fare il punto e cercare di capire che cos'è l'ictus. Tante volte si parla di ictus, si parla di ischemia cerebrale, c'è un po' di confusione. Dottoressa Tugnoli, cerchiamo un po' di fare chiarezza. Che cos'è l'ictus? L'ictus è un'emergenza neurologica, il termine è un termine che significa colpo, è un termine che viene dal latino, stroke è il termine inglese, ma significa lo stesso evento, quindi un evento improvviso che colpisce una parte, una funzione del nostro sistema nervoso ed è su base vascolare, quindi può essere l'ictus di tipo ischemico, laddove si verifica una chiusura, quindi una trombosi, una
evento tromboembolico che non fa arrivare sufficientemente sangue ossigenato ad una porzione del cervello, e questa rappresenta la grande maggioranza, il 70-80% delle situazioni che noi incontriamo appunto in acuto, in urgenza. Un 20% sono invece ictus emorragici, laddove non c'è una chiusura del vaso ma c'è una rottura del vaso, quindi il sangue che esce improvvisamente distrugge la porzione di cervello che sta attorno a questo vaso, e l'evento è ancora un evento acuto, drammatico, ma di tipo emorragico, che ha un percorso completamente diverso dal punto di vista terapeutico rispetto al primo evento. Dal punto di vista clinico entrambi sono eventi acuti che si caratterizzano per una paralisi, per un disturbo del linguaggio, per un disturbo della vista, che insorge in maniera brusca, acuta, e che appunto si manifesta poi clinicamente in maniera così molte volte drammatica. Sintomi, infatti, che appena lei ha descritto. Quindi a seconda che sia una chiusura oppure una rottura, si deve ovviamente intervenire con la terapia adatta, però per fare questo c'è un passaggio intermedio, perché bisogna fare tutta una diagnostica del problema, una diagnostica anche insomma che deve essere fatta con un tempo rapidissimo e con delle strumentazioni di dotazione importanti. Allora, dottor Cerutti, ci spieghi un po', visto che lei segue tutta la parte della neuroradiologia. La dotazione è un apparecchio TAC ed è quello che viene comunque usato normalmente per tutta la diagnostica di un'altra serie di situazioni. Deve essere una macchina relativamente moderna, ma la nostra non è nemmeno modernissima, quindi è un qualcosa che può essere attuato in più centri. È una macchina, la nostra, che ha una decina d'anni, per dire, quindi non è il massimo dell'avanguardia, ma è più che sufficiente per questo tipo di problema. E la cosa importante è però un'organizzazione, nel senso che ci deve essere qualcuno che possa fare diagnosi nel più breve tempo possibile. E il fattore tempo è fondamentale, perché sappiamo che c'è un limite di tempo massimo oltre il quale la diagnosi non porta dei vantaggi, cioè la terapia non porta dei vantaggi al paziente. Che poi se interessa lo vedremo, ma si tratta di ore, ma non c'è un tempo minimo, perché ogni minuto che passa noi perdiamo una parte delle funzioni del nostro cervello, quindi ogni minuto guadagnato è importante. Quindi c'è un'organizzazione che parte dal territorio, ci porta la gente, e deve essere già presente un radiologo, un neuroradiologo, per fare una diagnosi. Ecco, quando parla di organizzazione che parte dal territorio, ovviamente ci riferiamo al 118, perché la chiamata, certo, ovviamente, adesso poi lo spiegheremo anche durante la trasmissione, cioè l'importanza proprio di chiamare immediatamente il 118 ai primi sintomi e magari di evitare di caricare in auto il familiare, il congiunto, e portarlo all'ospedale. In realtà parte dal paziente, infatti, l'organizzazione, quindi questa informazione è importante, è questo credo che sia uno degli scopi importanti di questa serata, quindi di informare la gente che in caso dell'insorgenza di alcuni sintomi di difetto neurologico devono contattare il 118, non recarsi autonomamente in ospedale. Dopodiché lì parte un percorso che è già organizzato. Allora, il percorso che poi più o meno si decide insieme, vi abbiamo appunto visto al lavoro proprio in apertura di trasmissione. Allora, dottor Saletti, a un certo punto si decide come intervenire, sono diverse le tecniche a seconda del caso sia più grave o meno grave, la dottoressa ce l'ha già spiegato, insomma, ha fatto un accenno, però può arrivare il momento in cui il paziente deve, diciamo così, sul paziente bisogna intervenire con un intervento sì, che viene fatto in questo caso da lei e dai suoi colleghi. Ecco, di che intervento si tratta? Allora, premetto che stiamo un pochino accelerando sul discorso, perché bisogna partire dal discorso che la terapia per l'ictus ischemico, sostanzialmente in questo momento l'unica terapia riconosciuta per lo stroke ischemico è la terapia trombolitica endovenosa. Che sarebbe? Sarebbe, dopo lo spiegherà la dottoressa Tugnoli, quindi è per quello che dicevo, forse sarebbe meglio ragionare... Possiamo intervenire, modifichiamo? Sì, certamente. Anche... Allora, cioè, dicevamo... Giusto per far capire un po'... Sì, allora prego, dottoressa. C'è un farmaco che ha questa grande capacità di accelerare, diciamo, lo scioglimento, diciamo così, del trombo che sta all'interno del vaso. È un farmaco che va fatto in vena, è un farmaco molto costoso, peraltro comunque ovviamente il nostro fa parte, diciamo, della nostra dotazione, ecco, ed è molto importante farlo, si diceva fino a poco tempo fa entro 3 ore, adesso entro 4 ore e mezzo, ecco, dall'esordio del sintomo.
ci sono dei criteri per cui si può fare questo farmaco e dei criteri di esclusione per cui alcuni pazienti purtroppo non possono accedere a questo strumento che dà una grossa chance, cioè quella di rendere friabile, di sciogliere il trombo e di permettere la ricanalizzazione del vaso, quindi senza nessun intervento diciamo endovascolare o chirurgico eccetera, soltanto proprio per la proprietà di questo enzima di sciogliere il trombo. Ovviamente questo farmaco si può fare soltanto in strutture adeguate, appunto nelle stroke unit, quindi sono dei reparti con dei letti adeguati, monitorizzati eccetera, con personale preparato, non solo medico ma anche gli infermieri devono essere appunto ben addestrati all'uso di un farmaco che non è innocuo, ecco, può ovviamente dare anche delle complicanze che bisogna essere pronti a cogliere, a rilevare. Deve esserci la neurochirurgia nell'ambiente dove si somministra questo farmaco proprio per evitare che le complicanze in realtà possano far peggiorare il quadro, cosa che si verifica raramente, ma bisogna avere tutto presente. Può succedere, quindi sì. Nel caso questa opzione non sì. funzioni, allora a questo punto Interviene. Si decide sì. per l'intervento. Esatto. E qua il dottor Saletti adesso ci spiegherà esatto. cosa succede. Mi scusi se mi sono permesso di... No, fatto bene, perché dobbiamo esatto. capire bene anche cosa perché, succede esatto. proprio all'interno di questo percorso. Esatto, mi preme dire che in questo momento sul territorio nazionale ci sono le stroke unit di primo livello, che sono le stroke unit che permettono appunto il trattamento semplicemente col farmaco. Che spiegava la dottoressa Tugnoli. Esattamente. Poi ci sono delle strutture di livello superiore e noi siamo una stroke unit di terzo livello, dove insistono altre specialità come la neurochirurgia e la neuroradiologia interventistica. Quando entro in gioco io? Allora, innanzitutto è una decisione che viene presa sempre in maniera multidisciplinare, quindi ci troviamo sempre, il nucleo operativo è sempre presente lì in diagnostica, neuroradiologica, neurologo che si occupa in quel momento, il guardiano diciamo, il neuroradiologo che fa la diagnosi e l'interventista. Sostanzialmente noi entriamo in campo, quindi il neuroradiologo interventista, quando? O ci sono delle controindicazioni assolute a fare il farmaco, quindi ci sono dei pazienti che non possono beneficiare perché proprio è controindicato, si può fare più danno che beneficio al paziente. Allora in quel caso si può verificare e poi spiegheremo come selezioniamo i pazienti, questo è fondamentale. Poi un altro step invece è il paziente in cui può fare la vena, quindi la deve fare, questo è un messaggio che deve essere proprio recepito, se si può fare il farmaco trombolitico questo va fatto, è mandatorio. Abbiamo però delle evidenze in letteratura che dicono che quando l'occlusione dell'arteria cerebrale è di grosso calibro, quindi parliamo di un'arteria che porta sangue al cervello, un'arteria di calibro grosso, sappiamo che il farmaco ha poche possibilità di ricanalizzare l'arteria. Quindi qua bisogna assolutamente intervenire? No, attenzione, noi addirittura siamo uno step oltre. Cioè, molte strutture cosa fanno? Fanno la terapia endovenosa, che poi vanno in reparto e vedono come va il paziente. Si suole dire, di solito ci mettono circa un'oretta i neurologi a fare l'infusione completa sì. del farmaco sì. e di solito si dice, vediamo come sta il paziente, se migliora siamo a posto, se peggiora ti chiamiamo. Noi invece abbiamo organizzato la struttura in maniera più ardita, perché abbiamo condiviso, ma questa è una condivisione che ci viene da una cultura che abbiamo, sviscerato, esatto, e sviluppato in tutti questi anni. In questi quindi, anni, sì, perché ovviamente... Cosa facciamo? Quando siete sappiamo, nati all'improvviso, insomma. Quando sappiamo che abbiamo poche possibilità che la vena funzioni, allora portiamo immediatamente il paziente in sala angiografica, dove eseguiamo un'angiografia, e vediamo se in quel tempo l'arteria si è ricanalizzata e il paziente sta migliorando, ci asteniamo da fare qualcosa. Quindi facciamo semplicemente una angiografia diagnostica. Nel caso in cui invece l'arteria fosse ancora chiusa e il paziente non sia migliorato, allora interveniamo noi. Mi dirà come? Infatti. Perfetto. Qual è la tecnica? Allora, eccellenza la tecnica, che possiamo definire sì, così. La tecnica è evoluta in questi anni, perché problemi. Noi l'ictus come neuroradiologia interventistica lo trattiamo, io personalmente ho iniziato già nel 2000 a trattarlo, ma si trattava col farmaco. Cioè il concetto del neuroradiologo interventista era, ma era tutta una supposizione, se il neurologo lo fa in vena, chiaramente il farmaco ci mette più tempo a arrivare nel trombo. Noi che portiamo il microcatetere proprio localmente lì nel trombo, se infondiamo il farmaco nel trombo probabilmente si scioglie, anzi erano quasi sicuri di questo, si scioglie più in fretta. Invece? Invece non è così. Abbiamo partecipato ad un trial randomizzato che è stato
disegnato da quelli del Niguarda, a cui abbiamo partecipato anche noi, e sono usciti tre trial praticamente simultaneamente. Cerchiamo questo, però di renderlo abbastanza studi, semplice per chi ci segue da casa, perché scientifici che servono a validare e a dare delle evidenze. Forse c'è anche una telefonata. A dare delle evidenze in medicina, ok? Questi tre trial, questi tre studi clinici, hanno dimostrato che in realtà questa nostra presunzione, quindi che fosse superiore il trattamento che facevamo di terapia trombolitica locale, non era così, nel senso che non c'è nessuna differenza fra infondere il farmaco nel trombo e infenderlo invece ad una vena periferica al braccio. Però abbiamo anche scoperto una cosa molto importante: non danneggiamo, non facciamo danni, ok? Beh, questa era già una cosa molto importante, no, direi per che è noi. Fondamentale, okay. Perché già l'ictus è una malattia che insomma di per sé di danni ne crea. Perfetto. Poi insomma. E qui mi dica se posso andare avanti. No, no, okay. L'importante è che non diventiamo troppo accademici, perché chi ci segue a casa, cerchiamo proprio di renderlo perfetto, semplice il discorso. Quindi, poi c'è stata un'evoluzione tecnologica. E adesso il trattamento che va per la maggiore, anzi è praticamente quello miracoloso quasi, viene da dire, si chiama trombectomia. Cioè semplicemente è l'utilizzo di uno stent che non viene rilasciato, non viene posizionato definitivamente nella testa del paziente. È uno stent che serve a creare un bypass temporaneo, quindi un passaggio di sangue oltre il trombo, e quindi crea immediatamente il ripristino del flusso cerebrale. Questo è il nostro primo obiettivo. Dica. Quindi il paziente nel momento in cui viene trattato, quanto tempo può durare un'operazione? Un trattamento endovascolare nell'ictus non può e non deve durare più di un'ora. Quindi è un intervento rapido, veloce. E quando esce da quella sala il paziente, dove viene? Allora dipende perché sa... Questi trattamenti, va ricordato, vanno fatti a pazienti selezionati, e quindi qua parliamo di ictus molto gravi, non parliamo di ictus lievi. Allora, guardi, la interrompo perché facciamo proprio l'esempio della notizia di questi giorni, insomma, sulla quale siete anche andati insomma, a livello sulla stampa nazionale, perché avete fatto questo intervento proprio su un ragazzino di 14 anni, un atleta, che è arrivato proprio in pronto soccorso, e il vostro dubbio era se applicare questo protocollo, non so se è la parola esatta, ad un ragazzino di 14 anni, visto che la vostra casistica riguardava più che altro gli adulti. Allora, la dottoressa era proprio in pronto soccorso, che ha ricevuto questo ragazzino, che è arrivato con un'emiplegia, quindi non muoveva assolutamente il braccio e la gamba di sinistra, era abbastanza soporoso, quindi non ben vigile, non ben sveglio, quindi vuol dire che questi dati clinici significavano una grossa lesione di una porzione estesa dell'emisfero cerebrale di destra. Già clinicamente questo si poteva dire, ecco, sulla base del quadro clinico. L'imbarazzo era che a 14 anni né il farmaco né l'intervento, cioè non ci sono linee guida, non ci sono definizioni che sull'adulto ormai sono, diciamo, ben disegnate, quindi noi agiamo utilizzando dei criteri che non abbiamo ovviamente costruito noi, ma che ci vengono da una letteratura che si basa su tanti studi e su tanti risultati. Quindi questo ragazzino arriva, dovete fare una diagnosi in velocità, velocemente. Certo. Vi siete messi al lavoro più o meno come abbiamo visto all'inizio? Il dubbio era anche quello effettivamente di un'emorragia, perché molte volte purtroppo c'è la rottura di una malformazione vascolare che in un giovane può dare un quadro clinico di questo tipo. Quindi in sala TAC poi è stato studiato ed è emerso chiaramente che invece si trattava di un'ischemia. Quindi dopo il ragazzino ha fatto tutto un percorso che adesso ovviamente poi finiremo di dire, perché penso che ci sia una telefonata, proviamo a sentire. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, da dove chiama? Allora, io sono di Gabriella, 72 anni adesso a novembre. E siccome mia mamma è morta di ictus, aveva 74 anni, proprio all'ospedale lì di Ferrara. Sì. Le volevo chiedere un'informazione. Prego. Per sapere quali sono i sintomi, perché io contro l'ictus. Vuole sapere se quali sono i sintomi, appunto, per capire se è un ictus, e eventualmente aggiungo io se ci può essere dell'ereditarietà, non lo so. Sì, grazie. Perché mia mamma è morta così. Grazie. Anche la nonna è morta così.
Allora, facciamo rispondere alla dottoressa. I sintomi possono essere variabili, ecco, gli aspetti più frequentemente il paziente presenta sono il disturbo della forza, l'incapacità di muovere un braccio, di muovere una gamba, quella che si chiama paralisi ovviamente, ma può essere anche un impaccio nel parlare, quindi un blocco del linguaggio, una incapacità o una parola non chiara. Può essere anche un disturbo della vista, cioè a seconda delle aree cerebrali. Questo avviene improvvisamente? L'importante è che insorga, no, in genere proprio si chiama ictus, quindi colpo. È proprio un colpo. L'evento improvviso, acuto, quello deve veramente mandare in allarme. Poi ovviamente non tutti gli eventi che diciamo, hanno questi aspetti sono degli ictus, però questo aspetto deve già mandare in allarme. Anche, non so, gli operatori del 118 usano delle scale che sono molto semplici, quindi possono usarle tutti, cioè vedere se appunto c'è un'asimmetria del volto, c'è una bocca deviata, l'angolo delle labbra appunto abbassato, se il paziente parla male, se non riesce a muovere un braccio e una gamba, ecco, questi sono tutti aspetti che possono essere segni di un ictus in corso. Ecco, a questo punto cosa si deve fare e cosa non si deve fare, proprio in velocità, per spiegarlo bene. Nel momento in cui uno si accorge o ha il dubbio o vede questi segni che insorgono improvvisamente, non occorre aspettare che passi. Si chiama il 118, e il 118 verrà ovviamente un collega preparato che sulla base della visita che fa già al domicilio può attivare telefonicamente il neurologo di guardia e quindi tutta la rete. Cioè, noi preferiamo essere allertati per un, diciamo, un falso positivo, quindi una situazione che poi in realtà non è chiaramente un ictus, no, piuttosto che aspettare o piuttosto che vedere un paziente magari dopo 8-10 ore quando non abbiamo più strumenti per farlo migliorare. Cosa non si deve fare? Non si deve fare, non si deve cercare di trattarlo a casa con farmaci, non so, per la pressione, abbassare troppo la pressione, modificare questi parametri, diciamo il fai da te, assolutamente no. Ok, assolutamente perfetto. No. L'importante è noi diciamo centralizzare, questa è una grossa conquista della nostra provincia, cioè il paziente arriva a Cona, non va più negli ospedali di provincia perché quello di cui stiamo parlando c'è solo a Cona. E parlavamo di terzo livello, non sì, a caso. Sì, sì. Allora, torniamo al ragazzino di 14 anni, quindi voi vi siete messi al lavoro nel momento in cui avete noi fatto la diagnosi con tutte avevamo già un contatto dal territorio, quindi sapevamo già che sarebbe arrivato questo ragazzino e quindi eravamo già presenti ovviamente e poi era di giorno comunque e la il paziente praticamente passa per il pronto soccorso, non si ferma e viene direttamente in sala TAC, dove lo scopo è di vedere se c'è un grosso vaso chiuso e vedere se c'è una parte del cervello che può eventualmente beneficiare di un trattamento. E quella che, non so se nel video iniziale si chiamava penombra ischemica, penombra vuol dire che non è ancora ombra, non è ancora territorio completamente danneggiato, non è sano, ma è quella parte che in caso di riperfusione può recuperare e quelli sono i casi da trattare e il ragazzo aveva un'amplissima zona di penombra ischemica per cui si è partiti immediatamente con un trattamento combinato. Un trattamento che è stato quello farmacologico all'inizio, sì. Però ma subito anche comunque in sala angiografica perché il vaso chiuso era grosso. Quindi in sala angiografica poi... In sala angiografica vuol dire trattamento all'interno del vaso. Il trattamento che ci spiegava prima il dottore, quindi è stato trattato con un... Certo. Ci terrei a dire una cosa, che il trattamento del ragazzo non è stato fatto dal dottor Saletti in persona, è un'equipe. Cioè siamo in tanti che possiamo fare le stesse cose, questo credo che sia un valore aggiunto molto importante. C'è una, stanno arrivando degli sms, c'è la signora Anna che chiede quali sono le patologie che possono provocare un ictus. Beh, le patologie, diciamo, tra i fattori di rischio c'è l'ipertensione, c'è il diabete, ci sono anche forme, diciamo, di nel giovane, ecco, forme che possono essere congenite, le malattie si dicono trombofiliche, cioè che rendono più facile la formazione di un trombo. Però l'ictus è una malattia in genere non del giovane, più frequentemente si esprime dopo i 65-75 anni e in quel contesto appunto i fattori di rischio sono le malattie del cuore, le aritmie cardiache che possono dare degli emboli, le alterazioni appunto dell'ipertensione, il diabete e poi le malattie vascolari, quindi ovviamente le placche aterosclerotiche che possono di per sé chiudere il vaso oppure far partire diciamo, degli emboli che poi chiudono i vasi
più a valle. Ci si può fare della prevenzione eventualmente per, cioè, sì. Immagino di sì, ma che tipo di prevenzione consigliate per evitare di arrivare proprio... Si parla di prevenzione primaria e di prevenzione secondaria. Prevenzione secondaria è la prevenzione una volta che c'è già stato ovviamente un evento ischemico e si cerca di evitare di il verificarsi di un secondo evento ischemico. E in quel caso il farmaco, il primo farmaco chiamato in causa è la vecchia aspirina, l'acido acetilsalicilico, quindi sono farmaci antiaggreganti che cercano appunto di evitare il formarsi nuovamente di trombi, oppure altri farmaci sempre della famiglia degli antiaggreganti. La prevenzione primaria invece, che è quella più interessante, ecco, quella mette in gioco, diciamo, il controllo di tutti quelli che sono i fattori di rischio. Non possiamo agire sull'età, perché l'età ovviamente è un fattore di rischio, ma quella ce la portiamo dietro. Anche il sesso è più frequente nel maschio, ma quello, insomma, così siamo. Però sicuramente ci sono delle... Però il sovrappeso, appunto la non corretta diciamo gestione dell'ipertensione, del diabete, il fumo. Il fumo, l'alcol, ecco, ci sono diversi stili di vita, la vita sedentaria va un po' di pari passo con quelli che sono i fattori di rischio anche per l'infarto del miocardio. Quindi una che buona... Tra l'altro parleremo proprio dell'infarto del miocardio giovedì prossimo, sempre a quest'ora, quindi mi ha dato l'occasione per lanciare l'appuntamento. Volevo ritornare dal dottor Saletti, perché abbiamo parlato appunto prima di terzo livello, proprio per queste competenze. Voi siete stati selezionati per partecipare ad uno studio internazionale che ha coinvolto 30 strutture ospedaliere a livello mondiale e siete andati a Stoccolma, insomma, o perlomeno una soddisfazione, credo. Abbiamo dei rapporti di collaborazione e lavoriamo assolutamente in maniera identica al Karolinska, quindi proprio siamo stati selezionati anche per quello, cioè molti centri italiani si erano proposti per partecipare allo studio, non sono stati selezionati, noi siamo stati selezionati, quindi questo ci dice quanto stiamo lavorando bene. E avete portato ovviamente l'esperienza di Ferrara e vi siete ovviamente relazionati con i colleghi? Assolutamente. Perché, ribadiamolo, cioè l'esperienza di Ferrara, insomma, sta creando anche, si chiama in gergo mobilità attiva, cioè sta arrivando a Ferrara gente da fuori provincia e da fuori regione. In questo proprio momento, per questo stroke unit o stroke team, in questo caso è il team, ma insomma gli unit è per spiegare che siete in tanti, no? Ma proprio perché, adesso voglio dire, quello che dà il più in questo caso, appunto, la stroke unit di terzo livello, è il discorso di avere una neuroradiologia interventistica che sappia affrontare l'ictus, però, perché non basta la neuroradiologia interventistica. Nella regione Emilia-Romagna abbiamo 5 neuroradiologie interventistiche, chi lavora in maniera seria sull'ictus per via endovascolare siamo noi e Modena. In questo momento, gli altri si stanno attrezzando per lavorare, però fatto sta che in questo momento, ad esempio, la Romagna ci sta chiedendo assistenza. Quindi in questo momento, invece di avere un bacino di popolazione di 360.000 abitanti, che è quello di Ferrara provincia, stiamo di fatto servendo più di 1 milione di abitanti. Ecco, quello che non abbiamo detto è che voi siete H24, cioè praticamente siete... No. No, sì, allora c'è una spiegazione da dare. C'è una spiegazione da dare. Cioè, perché siete reperibili... Siamo reperibili io, il radiologo e il neurologo rappresentato dalla Valeria Tognoni. È sempre dentro all'ospedale. Il neuroradiologo interventista non è reperibile perché in questo momento le forze sono quello che sono, ma di fatto viene volontariamente perché è appassionato al suo mestiere. Sì, però devo dire che la direzione sta prendendo in mano il problema, dovremo, perché siamo pronti a fornire una reperibilità, quindi a istituzionalizzarla. Ecco, tra l'altro lei è appena arrivato proprio, era in sala operatoria fino a pochi minuti fa. Non per un ictus ischemico, ma per un ictus emorragico. Pensavamo di iniziare la trasmissione senza di lei, ci avrebbe raggiunto, invece insomma diceva non per un ictus ischemico, ma per un ictus emorragico, quindi una rottura proprio da un aneurisma cerebrale. Una giovane donna, l'intervento è andato bene, adesso purtroppo c'è la fase post operatoria che è complicata. Ecco, mi riaggancio anche al discorso che ha fatto il dottor Ceruti per ringraziare effettivamente tutta l'equipe, perché in effetti io parlo per me, ma questo penso possa essere esteso un po' a tutti, c'è tanta gente che lavora insieme a noi, in questo caso siamo noi a portare la bandiera, ma rappresentiamo tante persone. Faccio un'ultima domanda prima di chiudere la trasmissione, perché ormai siamo già in chiusura. La problematicità tante volte rispetto al territorio è quello della lontananza, no? Cioè essere lontani da Cona, essere a 60 km da Cona, quindi un ictus. Ecco, da questo punto di vista come
ribadiamo il concetto, cioè la territorialità è garantita dall'ambulanza, dal 118, dall'operatore. Quello che ha fatto migliorare molto veramente questo percorso, che è una realtà del fatto, cioè la centralizzazione vuol dire non perdere più tempo fermandosi, che so, a 100, al Delta, eccetera, ma l'ambulanza dalla casa del paziente anche porta se è 60 diretta... chilometri? Certo che sì, questo fa guadagnare veramente molto tempo. In effetti ormai non abbiamo grossi problemi se il paziente dichiara, il paziente e i familiari chiamano subito il 118. Se la chiamata è istantanea, una volta che c'è il malore, l'arrivo è in tempi perché viene buoni. Stabilizzato praticamente dagli operatori. Perché viene portato rapidissimamente solo a Cona, non ha altri passaggi intermedi. Il territorio è favorevole e pianeggiante, quindi di fatto la viabilità è semplice, molto meglio che scendere da Porretta Terme a Bologna, per dire. Allora, io direi che ormai siamo in chiusura, ringrazio ovviamente l'equipe del stroke team, insomma, di questo percorso, di questo PDTA legato all'ICTUS che è appunto al Sant'Anna, all'ospedale Sant'Anna di Cona a Ferrara, li ringraziamo per ovviamente la loro professionalità. Ci rincontreremo fra un anno qua, faremo un attimo un po' il punto della situazione, invece con i nostri telespettatori ci diamo appuntamento fra una settimana, sempre a Sant'Anna in video incontri, parleremo, come vi abbiamo anticipato, di malattie cardiocircolatorie. Grazie di essere stati con noi e grazie di averci seguiti da casa. Buonasera a tutti. Buonasera.